Continua il momento magico d'Arezzo Calcio femminile che troviamo quest'oggi da primo in classifica con 13 punti dopo la vittoria di domenica scorsa nel campo del Pisa per 2-1 grazie alla doppietta della solita Razzolini. Arezzo è riuscito a conquistare così 4 risultati utili consecutivi su 4 partite giocate. Siamo al centro sportivo Giunti di Arezzo per raccontarvi la sfida della sesta giornata della Serie B nazionale. La partita fra Arezzo e Molassana Boero. Riesce a girarsi, riesce a allontanare comunque Arazzedi. Poi De Blasio sbaglia il tocco, palla per Razzolini, il tocco verso Carta, può andare in profondità, ancora Carta, stesa, attenzione, stesa da Librandi, ultimo uomo, attenzione, Rosso, cambia la partita, Paganini, fischia l'arbitro, parte Paganini con il destro, Paganini, Paganini, e va in gol l'Arezzo, Carolina Paganini, prova la gioia sul calcio di punizione. E al 14esimo si sblocca l'incontro. De Blasio. Il rinvio lungo. Teci di testa. La palla poi verso Carta. Arriva comunque in ritardo. De Agostini. Il rilancio. Attenzione all'intervento su Teci. È regolare. Zoppi. Il pareggio della Molassana Boero al 41esimo. Con Zoppi. È arrivato il pareggio da parte di Zoppi dopo un errore abbastanza evidente della difesa Amaranto. Dunque adesso è partito in questo momento il secondo tempo. Attenzione, intanto la palla per Carta. Carta al centro dove c'è Paganini. Il destro è alto, sopra la traversa però. Posizione già battuta da Terini. Ancora Binazzi. Ancora Terini, centralmente per Verdi. Va a cercare il movimento di Razzolini, attenzione al passaggio favorevole per Di Fiore. Di Fiore! Famosa occasione per l'Arezzo, rimane comunque in possesso ancora Razzolini e poi la palla viene messa fuori da Crivelli. Carta, ancora Platerini. Prova il cross al centro, Zeghini. Alza la sfera, la palla rimane lì. Razzolini! Fuori! Fuori il destro di Razzolini. È riuscito a guadagnarsi la rimessa a fondo campo. Prosperi. Intanto è finita la gara, dunque 1-1 fra Arezzo e Molassana Boero, l'arbitro non ha dato il recupero corposo che ci aspettavamo e alla rete di Paganini ha risposto sempre in primo tempo Zoppi, un Arezzo che ha passato tutto il secondo tempo in pressing offensivo ed è mancato questa volta il cinismo sotto porta e ha favorito Molassana Boero che si è portata 4 punti in classifica.